Avete presente i problemi del Castel di Sangro? L'allenatore che si dimette denunciando disorganizzazione e abbandono, le 5 pappine prese dal Sulmona ancora fresche. Eppure, in casa del Francavilla grandi firme, i sangrini sfiorano il risultato positivo. Decisamente d'altra pasta i calciatori rispetto agli assenti dirigenti. Soffre parecchio l'11 di casa, oggi in maglia blu, per acciuffare i 3 punti. Gara strana e che si complica col passare dei minuti al Villa, che il vantaggio riesce a trovarlo al pronti via. Traversone teso di Bordoni, Bigencomer esce male e Lalli in zucca di forza per l'1-0. Tutto facile per i locali, ma che, pur senza guida tecnica, al Castello le motivazioni non difettano. Così, dopo un tentativo di Caserta al 19esimo, il pari è cosa fatta. Azione in velocità a liberare Petrosino in piena area, destro potente e preciso, Meo è battuto. Servito l'1-1 che non t'aspetti e che è destinato a durare, perché il Villa è svogliato e Meco Monaco si sgola dalla panchina. Primo tempo tutto qua. E nemmeno l'inizio di ripresa sembra partire con un canovaccio diverso. A cambiare le carte in tavola ci pensa l'ingenuo Petrosino. L'autore del gol incassa 2 cartellini gialli in un amen. Fallo in mediana, vaffa all'arbitro e doccia anticipata. Al giovanotto voto 0. Il Francavilla adesso scala le marce, sospinto da un Bordoni in grande spolvero. L'ex Cristiano Colella non è però in giornata di grazia e lo dimostra al 12esimo. Spinge il Villa, ma per il nuovo e decisivo vantaggio deve affidarsi ad un'autentica invenzione dello spilungone di difesa di Candia, che di testa disegna una parabola spiovente su cui Bigencomer nulla può. Adesso sì che si potrebbe mettere in discesa i padroni di casa. Bordoni si accentra ma scarica al lato il sinistro. E ancora il neoentrato Cozzolino spara fuori da posizione privilegiata. Mentre sulla girata sotto misura di Colella è bravissimo Bigencomer. Allo stesso bomber Peligno viene pure invalidato una rete per offside. E quando si sciupa tanto, poi spesso capita di prenderle. Il Castello non è mica morto, anzi, Italiano, siamo al 38esimo, fa tutto bene, si inserisce tra le linee, guadagna metri e libera la conclusione. Palo quasi disarcionato e Villa salvo. Per i sangrini applausi meritati. Ora la palla passa a Petrosino e compagnia. Le figuracce sono ancora evitabili. 10 punti in 4 turni. Questo Francavilla difficilmente si perderà per strada. Secondo tempo sicuramente abbiamo fatto meglio, però sicuramente abbiamo incontrato una squadra che forse molto probabilmente dall'esterno può avere dei problemi, però in mezzo al campo mi è sembrata una buona squadra. Poi le partite si vincono sul campo, non si vincono fuori dal campo. Noi abbiamo iniziato benissimo il primo quarto d'ora, dove secondo me potevamo anche raddoppiare, dopodiché abbiamo avuto un comportamento che a me non piace e sicuramente domani ne parleremo dentro lo spogliatoio. Però l'importante era vincere, perché poi quando magari giocheremo un po' meglio può darsi che le cose si aggiusteranno. Sì, in premessa il mio ringraziamento va a tutti i giocatori, quelli che sono scesi in campo e quelli che sono stati in panchina. Il problema lo conosciamo tutti a livello societario, in questo momento abbiamo bisogno un po' più della società che non dell'organizzazione tecnica, io dico. Io penso che la partita l'avete vista tutti quanti, i ragazzi si sono comportati benissimo,